dovremmo parlare di Gesù vita. Il tema è molto più interessante di quello di Gesù luce. Gesù vita permea tutto il Vangelo di Giovanni, cominciando dal prologo fino alla fine. Questo tema ritorna sotto diversi simboli, ma poi viene chiaramente enunciato da Gesù in diversi discorsi, in diverse occasioni e sotto diverse, in diversi contesti. Per cui noi esamineremo prima i due grandi simboli della vita sotto cui Gesù nasconde la sua identità dell'io sono, e poi quei discorsi o quelle pericopi in cui più chiaramente Gesù, fuori di ogni immagine, afferma che lui è la vita. Poi vedremo qual è il senso della vita in Giovanni, che coincide anche con la resurrezione, con la vita eterna che per Giovanni è presente, mentre per i sinottici è futura. Non che Giovanni non conosca la vita futura, ma egli sottolinea la vita come un fatto presente. La vita è anche salvezza, ecco perché sinonimo di vita è salvezza, per cui vedremo Cristo nel primo simbolo dell'acqua, Cristo nel secondo simbolo del pane. Non parliamo della luce perché l'abbiamo fatto un trattato a parte. Poi vedremo Cristo salvezza del mondo e poi Cristo vita di tutti gli uomini. Però il tema generale è Cristo vita. Cominciamo innanzitutto dal prologo, tanto per procedere da un punto fermo. Ricordate il prologo di Giovanni? Vediamo come recita il prologo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era Dio. Fermatevi qua. In lui era la vita. In lui era la vita. Qui abbiamo il Verbo creatore, che crea. È un tema che pure aborderemo, che ritroveremo poi nell'epistola paoline più esplicitamente. Comunque, in ipso vita erat, in lui era la vita. In altro luogo Cristo dirà: la vita che era nel Padre, il Padre l'ha data al Figlio. In altro testo dirà che la vita che era nel Figlio, il Figlio l'ha data agli uomini. In modo che come il Figlio vive per il Padre, gli uomini vivono per il Figlio. In altro luogo dice: io sono la via, la verità e la vita. E a Marta dice: Marta, Marta, io sono la resurrezione e la vita. Vedete queste espressioni così continue? Ma su questi temi, ossia su queste espressioni Cristo vita, ritorneremo proprio alla fine. Prima esaminiamo le immagini della vita. Una prima immagine che noi vogliamo esaminare, a prescindere da Cristo salvezza, che pure esamineremo, è l'immagine dell'acqua. L'immagine dell'acqua. Gesù è l'acqua viva. Nella vita noi abbiamo due elementi che sostengono l'acqua e il pane. È un tema che ricorre nelle scritture spesso. Avranno l'acqua assicurata e il pane razionato.
Tu, o popolo mio, non dovrai più temere, dice il profeta Isaia 30, perché tu vedrai il tuo Salvatore. È vero che non ti mancherà l'acqua della tribolazione e il pane dell'afflizione, però i tuoi occhi lo vedranno e i tuoi orecchi udranno la sua voce. Dunque, l'acqua e il pane sono i due elementi vitali. C'è un altro elemento vitale che è il fuoco. E anche questo troviamo in Giovanni. Comunque, però, fermiamoci a questi due elementi sotto cui si nasconde la vita. Poi vedremo più chiaramente la vita quando incominceremo quei testi Io sono. Quando voi conoscerete che io sono, ecco, io sono. È il nome di Yahweh. E allora un primo testo dell'acqua lo troviamo nel capitolo quarto. Sì, abbiamo altri testi. Chi non nascerà di acqua e di Spirito Santo, dove nell'acqua c'è Lui che dà la vita. Il discorso a Nicodemo. Ma più chiaramente l'acqua ritorna nel discorso alla Samaritana, di sbieco tornerà nel discorso del capitolo settimo, nella festa delle capanne, quando la gente, prendendo l'acqua, o meglio il sacerdote, prendendo l'acqua dal Gihon, la torrente che sta sotto Gerusalemme, la portava nel tempio in una grande processione e la gente insieme con i sacerdoti cantava il cantico di Isaia 12, capitolo 12, attingerete acqua alle sorgenti della salvezza. E fu allora che Cristo dice, chi credi in me, fiumi di acqua viva usciranno da lui. Ecco, lui è la vita che dà l'acqua. Quest'acqua è lo spirito, ma è lui la sorgente dell'acqua. Comunque adesso prendiamo la Samaritana, dove nel simbolo dell'acqua c'è la vita caduca di questo mondo e la vita eterna che non finisce mai. L'acqua stagnante del pozzo è l'acqua che scaturisce da una sorgente. Ce la vedo, no, ce la vedo, più che caramelle, c'ha picche, non è? Non parliamo del tema dell'acqua nelle scritture, c'è ricchissimo il tema dell'acqua, l'acqua che è Dio, che è la vita divina, l'acqua, cominciando dalla prima capitolo del Genesi, che lo Spirito di Dio veleggiava sulle acque, è dall'acqua che sgorga la vita, è proprio dall'acqua che sorge la vita, per cui Cristo diventa la sorgente della vita. E poi tutte quelle quei simboli dell'acqua, quando Mosè batte la roccia e sgorga l'acqua, quell'acqua è Cristo che disseta. Dirà poi Geremia, per scendere più da vicino al tema della Samaritana, due delitti ha fatto il mio popolo, capitolo secondo. Ha abbandonato me, sorgente di vita, e si è scavato dei pozzi screpolati che non contengono l'acqua e in cui c'è melma fangosa. Ricordate l'invito del profeta Isaia, o voi tutti che avete sete, venite all'acqua. Ricordate il tempio di Ezechiele, dal lato destro, dove da cui sgorga acqua.
per cui il simbolo dell'acqua è presente nelle scritture. E adesso Gesù dice che è vita perché lui è l'acqua. Nella vita i due elementi essenziali sono l'acqua e il pane. Prendiamo la Samaritana. La Samaritana è al pozzo, è il pozzo di Giacobbe. Giacobbe ha scavato questo pozzo, l'ha scavato nella terra. È un pozzo a cui bevono uomini e animali per dissetarsi. E a questo pozzo che viene la Samaritana? E a questo pozzo che si siede, attingendo con la sua secchia, l'acqua. Ed è a questo pozzo che Gesù, stanco dal viaggio, siede, proprio a mezzogiorno, quando l'estro della passione è più forte. Gesù raggiunge l'umanità nella Samaritana proprio là dove siede il peccatore, nel luogo del suo peccato, nel momento della sua passione, quando, avendo sete, cala la secchia nell'acqua del pozzo terreno, attinge e beve. Però quest'acqua disseta per un momento, sostiene per un momento la vita terrena. Gesù ha un'altra acqua, che è lui stesso. Il pozzo è il suo cuore. Perché il suo cuore il pozzo? Lo vedremo nel capitolo ultimo, 19, quando dal suo fianco squarciato, dal suo cuore squarciato, sgorgerà l'acqua che dà la vita, da cui c'è la nascita della nuova umanità, la Chiesa. Ma leggiamo qui il testo. Lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Questo doveva attraversare la Samaria. È un dovere. Non era una necessità, perché poteva prendere un'altra strada. Ma egli vuole attraversare la Samaria, perché ha da chiamare il popolo scismatico, a cui si dirige in seconda istanza la salvezza. Come vedete, Gesù prima si dirige all'ebreo Nicodemo, parlando di salvezza, poi si dirige alla scismatica, pure ebrea ma scismatica, samaritana, poi si rivela a tutti, al mondo, ai gentili. Ecco, perciò doveva attraversare la Samaria. Cioè questo dovere se lo fa lui. Si mette in testa di attraversare la Samaria. Cioè sì, una strada buona, quella della Samaria, però poteva prendere anche un'altra strada. Non era necessario attraversare la Samaria. Tante volte passò senza attraversare la Samaria. Ad una città della Samaria chiamata Sicar,
vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Era un'eredità nella divisione che Giacobbe fece ai 12 figli, che toccò alla tribù di Manasse. E tre figli toccò soprattutto a Giuseppe, vicino a Manasse. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Vedete come Giovanni annota tutti i particolari, perché i particolari per Giovanni hanno molta importanza. Come vedete altre volte, Giovanni ama i simboli, ama i segni, e ogni segno ha il suo valore. Ecco perché è meticoloso nel mostrare i segni, perché attraverso i segni vuole nascondere tante verità. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Gesù è stanco. La stanchezza di Gesù. Era un uomo. Sì, era Dio, ma era un uomo. Per chi fa il viaggio della Palestina e contempla quelle vie e pensa che Gesù camminava per quelle vie, per quelle trazzere e per quei viottoli, ha un'immagine più viva della fatica che doveva avere Gesù nel cammino. Comunque Gesù era stanco di un lungo viaggio, come ogni altro uomo si stanca, però Giovanni vede qualche cosa di nuovo nella stanchezza di Gesù. Non è semplicemente una stanchezza fisica. Sotto la stanchezza di Gesù, egli vede questa stanchezza del Salvatore che va in cerca delle pecorelle smarrite. Egli si stanca nel ritrovarci. Pur di ritrovarci, egli non si ferma. Noi siamo accostati al Signore, quantomeno la sua stanchezza. Ogni uomo che nel peccato è la stanchezza di Gesù, perché Gesù lo raggiunge stanco di camminare nel luogo del peccato. La Samaritana aveva fatto un lungo viaggio. Gesù aveva fatto un lungo viaggio da Sicar al posto di Giacobbe. C'è un bel tratto di strada e la donna era scesa a valle per attingere l'acqua. Era scesa a valle. Ecco, si scende giù. E Gesù si ferma là dove si è fermata la Samaritana. Ed è lì che viene il colloquio, è lì che c'è il mormorio dell'acqua gorgogliante del cuore di Cristo contro l'acqua stagnante del pozzo di Giacobbe. L'acqua viva e l'acqua morta. Il primo ad arrivare fu Gesù. E Gesù che aspetta non è il peccatore che aspetta, non è l'uomo che aspetta il suo Dio, è Dio che aspetta l'uomo, là dove sa che l'uomo arriva. L'uomo troverà il suo Signore che lo aspetta. Perché l'iniziativa della salvezza parte da Dio, non parte dall'uomo. La conversione non è un fatto dell'uomo, come noi crediamo, è un fatto di Dio.
poi diventa un patto dell'uomo, ma inizialmente è un patto di Dio. L'uomo si converte perché Dio si è convertito all'uomo, a quell'uomo. L'uomo può rifiutare, l'uomo può aderire, però l'iniziativa è sempre di Dio. Dunque Gesù arriva e siede aspettando. Ed ecco arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua. Gesù prende subito l'iniziativa. Prima che quella attingesse acqua, Gesù la previene. Le disse Gesù, non è la samaritana che parla. La samaritana non avrebbe rivolto, lei donna e samaritana, un solo sguardo a questo straniero uomo. E Gesù che prende l'iniziativa e dice, dammi da bere, perché impudenza, pensava quella donna, che non era una stinco di santa, dammi da bere. I suoi discepoli intanto erano andati in città a far provvista di cibo. Ecco, Gesù è solo. Ecco, qui abbiamo una delicatezza di Gesù. Non vuole essere indiscreto, rivelando agli altri i segreti della donna. Dobbiamo imparare da Gesù come trattare gli altri, non propalare agli altri ciò che deve rimanere segreto. Gesù usa delicatezza verso questa donna peccatrice. Non ha alcuno che ascolti quello che gli dice e quello che dice la donna. È un colloquio a solo tra Cristo e l'anima, proprio lì sul pozzo. Un colloquio di Cristo con la samaritana. E cosa dice? Gesù, dammi da bere, espone il desiderio del suo cuore. Dice, ho sete. E devi essere tu a saziare la mia sete. Ho sete. Dammi da bere. Poteva attingere lui, no. Potevi chiedere, prestimi la secchia, sono una secchia. Quanto beve? No, tu, dammi da bere. I suoi discepoli intanto erano andati in città, ma la samaritana gli disse, lo guardò prima, come mai tu, che sei un giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna, samaritana? Gesù è un giudeo, come se ne accorge? Se ne accorge dalla parlata di Gesù. Anche nel dialetto aramaico c'è una parlata samaritana e una parlata, diciamo, giudaica. Si accorge subito anche forse nel modo di vestire, nel modo di parlare, si accorge che è un giudeo. E dice, come mai tu che sei un giudeo? Chiede a me acqua, a me donna samaritana, e chiede acqua. Chiede una cosa, mai un giudeo chiede qualche cosa ad un samaritano, né un samaritano chiede alcunché a un giudeo, perché non intercorre buon sangue tra giudei e samaritani. Come mai tu? Giudeo chiedi, e poi a me, un uomo chiede a una donna, chiede acqua, ma la donna che è samaritana, ecco tre cose,
Gesù le rispose, infatti, qui, i giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, ah, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato l'acqua viva. Ecco, qui Gesù si comincia a scoprire. Se tu conoscessi il dono di Dio, se tu conoscessi chi è che ti parla, è un dono per te questo incontro. Ed io sono un dono per te, una benedizione per te. Se tu conoscessi chi io sono, chi è colui che ti parla, altrove dirà, io sono. Qui dice chi è che ti parla. Ancora non rivede il suo nome. Se tu conoscessi la mia identità, saresti tu a chiedere di dare acqua a te. E io ti darei l'acqua viva, un'acqua diversa da questa. Poi subito ritorneremo su questo punto. E la donna, che è molto spiritosa, una donna guerrita, una donna che sa rispondere, una donna che non si vergogna, un'altra sarebbe andata via, sarebbe coperto col velo, sarebbe andata. Invece no, questa impetta. E la donna dice, Signore, ecco qua, lo chiama Signore, già incomincia a intravedere qualche cosa di nuovo in quell'uomo, in quel giudeo, che parla così, come di un dono divino, questo incontro, che nasconde la sua vera identità, che parla di acqua viva. Percepisce già il mistero di Cristo e subito lo chiama Signore. Signore, non è che lo chiami Signore come lo chiameremmo noi, ma con una parola di riguardo, di rispetto. Si sente, sente che c'è un personaggio davanti a lui, a lei, e dice Signore. Tu non hai un mezzo per attingere l'acqua. E il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Ora non capisce che parla di un'altra acqua. Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge. Ma chi sei tu che parli di acqua viva, che pretendi di dare a me l'acqua viva? Come neanche hai la secchia per attingere l'acqua e vuoi dare da bere a me? E poi chi ti credi di essere? Sei forse più grande di Giacobbe, i figli di Israele? Per Giacobbe avevano una predilezione, difatti Israele è il secondo nome di Giacobbe. Quando Dio gli cambiò il nome, si chiamò Israele e gli israeliti si chiamano Israele da Giacobbe. Dunque tu sei più grande del padre nostro Giacobbe, il quale ci diede questo pozzo, E a questo pozzo beve lui, beve i suoi figli, bevero le sue pecore, i suoi cammelli, i suoi armenti. Un pozzo famoso, un pozzo che serve per tutti. Tu dunque ti fai più grande del padre nostro Giacobbe? E dov'è quest'acqua viva? Diversa da quelle che ne pozzo?
chi ti credi di essere? Un'altra volta, gli ebrei dissero in un discorso serrato, lo vedremo, ehi, chi ti credi di essere? Gli dissero. E Gesù disse, il principio che parla a voi. Restano così e se ne fatti il principio che parla a voi. E venne subito un tuono. E allora tutti restarono allibiti di questo tuono. E gli dissero, un angelo gli ha parlato. E Gesù, questo tuono non è per me, è per voi. Qui dice, gli disse la donna, Signore, tu non hai come attingere l'acqua, chi ti credi di essere? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe? Un'altra volta aveva detto Gesù, io sono più grande di Abramo. Come? Abramo? Tu hai visto Abramo? Sì, Abramo? Abramo di vedere il mio giorno, lo vide ed esultò. E tu hai conosciuto Abramo? Come? Non hai neanche 50 anni. Abramo sono 2000 anni, 1000 anni più. Com'è che ho conosciuto Abramo? E prima che Abramo fosse, io sono. E allora prese le pietre, questo è pazzo, questo è fatto Dio. Comunque, vedremo questo. Rispose Gesù, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua viva, che zampilla per la vita eterna. Qui Gesù svela questa attinenza dell'acqua viva per la vita, che è la vita con la vita, che è la vita eterna. Ecco, Gesù svela così gradatamente il suo dono e fa il paragone tra le due acque, l'acqua stagnante, l'acqua cioè del terreno dove beve l'uomo e l'animale, e l'acqua che lui ha. Chi beve quest'acqua non avrà più sete. C'è un'acqua che soddisfa qualunque desiderio dell'uomo. Chi beve quest'acqua ha la vita. E questa vita è eterna. E la donna, Signore, gli disse di nuovo la donna, e allora, dammi quest'acqua, così io gli darò. Ecco, perché così non abbia più sete e non venga più qui ad attingere l'acqua. Ecco, la donna non ha un vero desiderio dell'acqua, ha soltanto una curiosità. Però quell'acqua la colpisce. Non crede che quell'uomo possa dare dell'acqua. Però è come attanagliata dal mistero di quell'uomo che promette l'acqua, che dà la vita e una vita eterna. E dice, dammi quest'acqua, così io non verrò più qui ad attingere quest'acqua, non faccio tanta fatica. Saziato una volta, non sarò costretto a venire ogni giorno sotto il caldo a mezzogiorno. Lì in Oriente, a mezzogiorno, nessuna donna esce di casa. Si esce sul far della sera ad attingere l'acqua o di primo mattino. E una cosa strana è che questa donna venga a mezzogiorno, proprio alla metà del giorno, perché Gesù è il giorno. E questa donna incappa nella pienezza del giorno. E Gesù qui incomincia il secondo quadro. Gesù dice, va,
Va a casa, chiama tuo marito e poi ritorna qui. La donna non si scompone. È una donna di chi? Si dice figlia di Padre Filippo, guerrina, forte, una donna intraprendente. Risposa la donna: io non ho marito. E le disse Gesù: hai detto bene che non hai marito. Difatti, cinque mariti hai avuto. E quello che hai ora non è tuo marito. E in questo hai detto il vero. In tutto il resto non hai detto il vero. Qui hai detto il vero. Ecco, che non ho marito. Senza, tu volendo celare una verità, hai detto una verità. E allora la donna, vedendosi svelata nel suo peccato, non si perde d'animo, ma furba com'era, furba, accusa il colpo e torce argomento, cambia argomento. E dice: ma signore, vede che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. E Gesù le disse: credimi, o donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre, perché il Padre cerca altri adoratori, quelli che lo adoreranno in spirito e verità. Ecco, qui Gesù dà la piena rivelazione di se stesso: spirito, verità, Padre. Abbiamo già una nota trinitaria. La verità è Lui. Lo Spirito Santo, adorare il Padre nello Spirito e nella verità. E qui il chiedersi, il resto non ci interessa per il momento. Gesù dice, continua, perché coniuga il tema della salvezza con il tema della vita. Voi adorate quel che non conoscete. Noi invece, i giudei, adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Qui Gesù si intesta e dice: voi siete samaritani, io sono giudeo. La salvezza viene dai giudei, non dai samaritani. Noi adoriamo quello che conosciamo. Voi non conoscete Dio, però sotto questo giudeo c'è Lui. C'è Lui. Noi diciamo quello che conosciamo. Gesù è colui che conosce Dio e conosce il Padre. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna: boh, so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci dirà tutte queste cose. E le disse Gesù: sono io che ti parlo. Qui Gesù si svela pienamente, il Messia, sono io, colui che ti parla. Davanti a tanta luce, la donna fugge. Ecco, la grazia di Dio ha vinto. Lascia la secchia, il mezzo del peccato, e corre, corre, a Sicar, come una forsennata aveva ricevuto la luce. È la prima missionaria che troviamo. Va ad annunziare: venite, venite, ho trovato il Messia. Venite, venite,
ho trovato il Salvatore del mondo. E fu allora che i samaritani credettero alla donna. E tutti in gruppo scesero dalla montagna, dove era la città, e scesero incontro a Gesù che sedeva sul pozzo. Nel frattempo, i discepoli erano venuti, ma non si erano accostati per riserbo, ma si erano meravigliati che parlava con una donna, con una samaritana, boh, una meraviglia. Però stettero alla larga e pensavano forse quella donna gli ha portato il cibo. E Gesù, vedendo in questo momento scendere i samaritani, si volta ai discepoli e dice: voi dite che ci vogliono ancora 4 mesi per la mietitura, e invece io vi dico che la messa è pronta, mancano soltanto gli operai per mietere la messa. Pregate il padrone della messa perché mandi gli operai. I samaritani giunsero, quelli di Sicar, e pregano Gesù di venire nella loro città. E Gesù aderisce all'invito. E Gesù predica ai samaritani, a questi scismatici, i quali si convertono e lo chiamano Salvatore del mondo. La prima volta è sulla bocca degli scismatici che fiorisce questa parola. Non presso gli ebrei, presso i giudei, presso i suoi, ma presso i nemici. Gesù, Salvatore del mondo. Lo leggiamo tutti gli episodi perché andiamo un po' fuori strada. Quanto tempo abbiamo? Che ora sono? Come? Allora il tempo è terminato. Voglio però chiosare alcuni punti. Ecco il simbolo dell'acqua sotto cui si nasconde la vita. Vi ho detto più volte che nella nostra vita abbiamo due elementi che sostengono l'acqua e il pane. Gesù si nasconde come vita sotto l'emblema dell'acqua. L'acqua viva. Volte si paragonerà all'acqua, come vi dirò, quando nel capitolo settimo griderà a squarciagola: chi ha sete venga a me. E si mostrerà veramente acqua di vita quando il suo cuore sarà squarciato e verserà l'acqua della vita, da cui nasce la Chiesa. Secondo già la profezia di Ezechiele, che vedeva il fiume di acqua viva uscire dal Tempio, il Tempio a Cristo, dal lato destro che è il cuore, perché l'ongino squarciò, o meglio raggiunse il cuore dal lato destro, non dal lato sinistro. Questo è il lato destro, e qua così, la ferita, e arriva fino al cuore.